Buonasera, ben ritrovati dal Centro Sportivo San Rocco di Capodimonte. Lo Sbordone Lead entra nella sua 16ª domenica della 24ª edizione dello Sbordone League. Occhio, siamo in Europa League, 8º di finale tra due squadre, le ultime due che sono uscite dalle Final 16 della Champions, 8º di finale che mancava nel tabellone che ormai ci ha portato quasi interamente ai quarti, che inizieranno in questa domenica pomeriggio con 8 appuntamenti, perché ormai ci siamo avvicinati sempre di più alla settimana finale. Yoga Mates di fronte ai Los Churros per la terza volta in stagione, una volta in un test match, poi subito in Under League, confronto di inizio stagione, e adesso di nuovo di fronte nel primo turno per loro di Europa League dopo l'eliminazione dalla SCL. I Los Churros, i Yoga Mates, sono usciti con le ossa rotte dai Frosinone con l'8-0 subito, mentre Los Churros 4-0 contro i Baretti. Si sono comportati sicuramente meglio gli uomini di Salvatore Giunta. Siamo questa punizione con distacco. Esperienza di queste due squadre. Attenzione al colpo di testa di Sant'Angelo, sbloccano i Churros contro i Yoga Mates. Stavamo raccontando del loro trascorso in Under League, con i Churros arrivati quarti a 16 punti, Mates una posizione più avanti, terzi con 19. Squadre che abbiamo detto hanno partecipato alla Champions, sono stati la ultima delle final con 24 punti di ranking, di Mates al 13° posto, mentre occhio qui, gioco fermo, palla in rete, il fischio del direttore di gara, c'è un giallo, Capasso, no, Antonio Durato. 2-1 loro invece in amichevole, Lombardi con gran tiro fuori. Oh, capa! Capasso in buca bene Cardone, attenzione, occasione, poi gran recupero di Capitan Giunta che sale un po', 3 contro 4 con la Vici Guerra, tutto chiuso qua già dietro Aiello, finta bene, sale lui due volte, buona la sterzata, il tocco per Vici Guerra, grande azione, Barbuto su, va col tiro in porta Barbieri in prossimità del campo, quindi occhio Aiello, minutolo, cerca Barbuto che allarga Giunta che mette dentro, testa di Lombardi, la palla in aria, attenzione, attraversa l'area piccola, bombone e rete, Sant'Angelo piega Jesus e raddoppia per i Churros 2-0. Questa battuta e palla Sant'Angelo, arriva la conclusione sul fondo di nulla di Pin, palla dietro per Jesus, manza un po' a terra sto pallone, via tutto su Cavalli, schiaffeggia, corner minuto, sì, siamo, occhio al colpo di testa, palla dentro, la riapre proprio alla fine del primo tempo Capasso, 2-1, graffia questo pallone, lo mette a centrocampo, ritorna in partita la squadra in maglia blu dei Mates. Dico minuto 25esimo, 24, 10 secondi infatti, 25esimo, l'ho visto bene, eccolo qua il duplice fischio, 2-1 per i Churros su Mates. E allora tutto pronto per la ripresa, Baratto silura sul fondo, rimonta settimana passata e adesso attende una di queste due squadre, mentre la palla è dentro, Cortese aggiusta, poi calcio di rigore netto, doppio calcio di rigore, Sant'Angelo tira e buca Jesus, torna più 2 la squadra dei Churros, 3-1. Sant'Angelo lì la lascia troppo timidamente, Baratto subentra, va in porta di sinistra e colpisce il palo, palla a cercare Aiello che prova addirittura col tacco, entra dentro al campo, gioca in verticale, bene per Vinci Guerra, uscita a vuoto di Cortese, Vinci Guerra salta Lombardi e ancora Vinci Guerra per Sant'Angelo, controlla in area di rigore, Cortese su di lui, appoggio e tiro fuori di nulla. Poi tutto solo dipinto lì in mezzo, aggancia, passaggio, scala, un po' di spazio, va di là da Sant'Angelo, punta Lombardi, lo si atta secco così, un po' di suola e poi Aguilar, bravo a ruotare, poi però non trova un compagno, trova Baratto,
che passa e tira in porta. Cavalli, disinnesca, palla nell'aria, Vinci corre in controtempo, aiaiai, ha battuto Capasso, rimane là sta palla, graffiata da Aguilar, sopraggiunge Barberi, di nuovo Cardone, che pensa anche al tiro di sinistra, fuori, attenzione con Capasso, e poi Francesco Lombardi, di nuovo Francesco che evita l'uscita palla, Baratto, buon il controllo, c'è continuo cross, che arriva sul secondo palo, infila in rete, Barberi, attenzione, questo match viene riaperto dai Mates, 3-2 risultato, che palla al centrocampo Capasso, era pulito solamente col piede, intanto Aiello sale e tira, Barbuto buona la sterzata, occhio con un po' di spazio verso la porta, Jesus Posito, ci sono degli spazi, se li prendono Barbuto è dipinto con Meteorito, Stasio forte in avanti, occhio a Barbuto col destro, paratona di Jesus e poi la infila in porta Sant'Angelo, 4-2 per i Churros che si mettono di nuovo avanti di due lunghezze sugli avversari, grandissima parata di Jesus, però Cardone col sinistro, interrompono la manovra ragazzi dello Churros, ora vanno a campo aperto, Barbuto aggancia Malino, comunque in area di rigore col pallone, finta il tiro, poi lo prova, erano in tre, uno e mezzo, le maglie blu, per Minutolo, che sale un po', finta il tiro, si crea lo spazio, fumo. E poi grandissimo lancio per Sant'Angelo che in qualche modo mette palla a Barbieri, gliela ridà, anzi a Barbuto, ancora Sant'Angelo, ancora a Barbuto, stavolta trova il lato lungo e ritorna al gol il giocatore dello Churros. Chiude qui la partita forse con la rete del più 3, chiude anche il cambio, Barbuto manca pochissimo alla fine, ormai lo Churros, intanto seguiamo questa azione qua, ora ripartenza adesso dei Churros con Scala che sterza, affonda per Minutolo che prova a rientrare su Cortese, ancora lui in possesso, passa in mezzo a due, poi c'è Scala, numero, danno i numeri adesso dello Churros, dipinto allontana, la palla torna dalle parti di Scala che attende rimbalzo, mette giù, è un 4 contro 4 nell'area di rigore, tiro cross, smanaccia al volo Esposito, Aguilar con le mani, no, Lombardi con le mani, trova Cardone, allunga, c'è un cross che quasi diventa un tiro, traversa la copertura di dipinto, ancora la conclusione di Baratto, il volo di Cavalli, Lombardi dentro, sfiora e poi conclusione in rete al triplice fischio, termina con la vittoria dei Los Churros, 5 reti a 3, giusto Nico? Contro i Mates, eliminati dall'Europa League, i Churros avanzano ai quarti di finale dove troveranno il Barrio settimana prossima. O vedremo, anche in un turno infrasettimanale perché dobbiamo iniziare a tagliare, dobbiamo iniziare a tirare. Due gol dalle quante. E allora, Lombardi stamattina ci ha svegliato alle 11:30, 10:30, stava per pendere il turno degli ottavi di finale, stava per mandare il Barrio a un certo punto. Alla fine la soluzione Cardone avanti, Jesus in porta, si gioca, però questa campagna europea disastrosa in Champions, però non disastrosa perché poi la partita è stata dentro, è stata ben giocata per alcuni momenti del match, però quasi sempre sotto con gli uomini a completo, forse sarebbe stata un'altra partita, forse un'altra Europa League, un'altra Champions, non lo so, fatto sta che dopo questo terzo posto in Under League avete tirato il freno a mano, stagione finita. Stagione finita, siamo contenti, che è sempre bello. Troppo caldo. Soffrono il giocavo, a me mi hanno un porto troppo caldo, giocavo. Quindi non retrocessione in conference e l'avevamo tra l'altro predetto, infatti il Nevano è stato ripescato come ottava squadra, prima ancora che voi scendeste in conference. Sì, che sapevamo che non l'avreste voluta fare perché sapevamo che avreste perso questa partita. Sì, come lo sapevamo anche lo sapevamo tutti. Tutti, volevamo giocare. Quindi stiamo facendo un'intervista. A Romero con il mio cazzo a fare, quasi fasulla. Francesco, congedati. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Mi raccomando, una cosa voglio dire anche per le prossime volte, così arrabbiamoci di meno, soprattutto in campo per cose inutili. Ma ci vediamo alla prossima edizione. Assolutamente. Ma tu vai a fare le mature? No.
Sanno non parti. No, Sanno, perso qua. Buon estate Francesco e a Yoga Mates che comunque sono arrivati al terzo posto in Under. Voi un passo più dietro però ce l'avete fatta, l'avete eliminati. Un po' una rivincita, no? Anche per la sconfitta in Lega che è stata poi determinante. Avreste potuto guadagnare la tredicesima posizione del ranking al posto loro. Assolutamente, no? Sarebbe stato proprio un'altra, un'altra storia. Io. Però mo ci sono i quarti d'Europa contro il Bari. Assolutamente, siamo pronti, il campo oggi l'ha dimostrato, siamo carichi, Manu sta come pazzo, ha fatto 4 gol oggi, siamo molto tutti carichi. Dobbiamo forse completare la seconda vendetta. Che vuoi tu? Dobbiamo completare la seconda vendetta. Che avete fatto col Barrio? 4-0 sconfitta, ah. È giunta, si fa male, come oggi. Ma ci vediamo delle con noi, sto io. Eh sì, ci potrebbe essere la seconda rivincita. Poi... veramente, concentrati al massimo. Poi di là si decide poi il match tra Scornet Team ed FCP, che è sempre nel vostro lato del tabellone. Dall'altro lato ci sarà un grande quarto stasera, Osper e Basta Wimbledon. Insomma, l'Europa è questa qua, voi vi sentite all'altezza della situazione? Sì, assolutamente, siamo all'altezza, siamo concentrati, si vede, abbiamo voglia di vincere e dobbiamo vincere. La dedica per il poker d'assi di stometto qua? Io, Solo ti hai fatto 4 gol, perché dipinto ha fatto 4, ha preso 4 uccelli. Tutta la squadra. E Sasi non ha tirato. Tutta la squadra. Complimenti ai Los Churros. Ha provato i quarti d'Europa nonostante il samurai. Capito, Sasi ha tirato. Non è proprio contento. Sì. E ce l'ho io. Sasi ha tirato.